tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un make-up con dei prodotti acquistati da Pink Panda. Se non avete visto il video, ve lo lascio qui elencato qui sopra e giù nell'info box. Sto parlando della marca Rude Cosmetics. L'ho presa perché, come vi ho detto anche nel video, l'ho sentita nominare da Fabiana, aveva detto, dice che era una marca particolare, con un packaging particolare, e quindi mi sono messa a spulciare, sinceramente, mannaggia lei, ho dovuto prendere qualcosa e ho pensato di fare una full face. Invece di prendere 300 palettine, 400 correttori, eccetera, eccetera, ho pensato perché non prendere qualcosa per fare una full face direttamente. E quindi andiamo a vedere cosa ci offre questo brand. Allora, iniziamo. Vi volevo dire che l'altra volta avevo detto che questo era un primer per quanto riguarda gli occhi, nel senso come base ombretto. Invece no, è un primer per quanto riguarda le occhiaie, quindi si mette proprio sul contorno occhi. Invece l'altra volta avevo detto che è un primer per gli occhi. Quindi questo poi lo utilizzeremo quando faremo la base. Allora, come primer, io sinceramente non ne ho preso perché ho preso il correttore, sempre se riesco a beccarlo sinceramente qua dentro. No, questo non è il correttore. Il correttore è questo. Questo è il correttore. Questo è il correttore e andiamo subito a utilizzarlo. I packaging delle confezioni sono troppo belli, infatti anche queste, cioè, sarà difficile buttarle, mi conosco. Allora, io volevo fare un trucco un po' particolare. Adesso arriva la parte più cru del video, dovrò utilizzare le palettine. Ora non so quale utilizzare perché mi piacciono tutte e due. Io già l'ho provata e ho provato questa e sinceramente mi sono trovata bene. Questa è la palettina che già ho provato e devo dire che è fantastica, assomiglia tantissimo a quella di Huda Beauty, se non sbaglio. E questa è quella che vorrei utilizzare oggi. Però credo di fare proprio una combo delle due palettine. Volevo fare un trucco un po' particolare, sinceramente. Allora, inizierò nell'utilizzare con un pennello. Allora, andremo a prendere questo colore e lo metto un pelo e lo metto come contorno. Spolverano un pochettino, però niente di che, e lo metto qua sopra. Poi andrò a mettere questo, che è leggermente più scuro, proprio con un pennellino sempre lo stesso, però facendo più pressione per quanto riguarda i bordi, cioè qua. Proprio all'attaccatura, cioè alla chiusura, scusate, alla chiusura dell'occhio. E poi andiamo a sfumare in modo molto leggero. Io prenderei anche il Malva, però il pennello forse lo voglio un po' più ampio, tipo questo, e prendo il Malva e sfumo leggermente per far sì di non dare proprio un taglio netto. Vedete la palettina spolvera, che però devo dire che si comporta benissimo. Adesso andiamo a mettere un punto luce. Proprio per dare più luce, e prenderò questo chiarino qua
e lo metto qua sopra. Adesso faremo di nuovo con il correttore per tagliare proprio la crease. Quindi metto il correttore qui nel palmo della mano e prendo un pennello per fare la cut crease, che di solito è da queste parti, ma in questo momento non c'è. Quindi mi avvicino. Non so se riuscirete a vedere. E taglio la cut crease. Fino a qui. Non vado oltre. Prendo il pennello, di poco fa, quello sporco, con il colore più scuro, e lo passo proprio tamponando la parte per evidenziare ancora di più l'occhio. Vedete? Poi, allora, io direi di fare una cosa particolare che ho visto ovviamente, perché non è che ho visto, di mettere tipo questo per fare un Halo Smokey Eye, se non mi sbaglio, quindi di mettere questo accanto a questo e poi nel centro questo. Vediamo se ci riusciamo. Quindi dobbiamo prendere dei pennelli di, tra virgolette, di precisione, nel senso, no, questo no, più piccolo. Allora, inizierò con questo, all'attaccatura delle due parti. Quindi qui. E nella parte iniziale. Nella parte iniziale devo spostare leggermente l'occhio perché ce l'ho grinzito, grinzito. Poi, nell'altra parte, perché non mi preparo mai i pennelli, odio questa cosa. Nell'altra parte metto il viola. Stiamo facendo una graduazione, piano piano stiamo facendo una graduazione che sarebbe così. Proprio spostarci da pochissimo, ovviamente. Qua forse sono andata troppo. E poi al centro metterò questo. Così, non so, ditemi se vi piace questa cosa. Il blu forse lo devo fare un po' più ampio, perché mi piace di più con il blu che si nota di più. Sì, mi piace. E poi, mentre ci sono, poi vado a finire l'altro occhio. Volevo mettere questi che sono dei glitter pigmentatissimi. E li metterò al di sopra del blu. Io sto facendo tipo un batocchio. Così. Non lo so, ditemi cosa ne pensate. Sto cercando di fare qualcosa di particolare, eh?
A me piace, sinceramente. Dice, vabbè. Grazie. Metto ancora un po' di viola nelle parti laterali perché forse mi sono allungata troppo con il fucsia. E poi rimetto. Voglio vedere se spruzzando un pochettino il. Vediamo se riesco a mettere il colore un po' più pigmentato, perché sembra che lo prenda bene. Vado a mettere la matita che avevo preso per quanto riguarda gli occhi e avevo preso questo blu che mi piace tantissimo come contrasto. Io in poche parole sto facendo un make-up dove non avrei mai utilizzato questi prodotti assieme. Cioè, la cosa mi incuriosisce tantissimo. Però la penna non vedo che scrive bene. Vado a tamponare il blu della palettina uguale all'ombretto, prendo il blu della palettina uguale alla matita. O perlomeno simile. Piego le ciglia. Allora, pieghiamo le ciglia. E utilizziamo proprio il mascara della collezione. Questo l'ho preso pure. E devo dire che è un buon mascara, mi piace proprio l'effetto che ha sulle ciglia, l'unica cosa che è gigantesco. È molto grande. Allora, il mascara è buono, non mi fa gridare al miracolo, perché forse abituato con quello di Astra che l'incurva proprio una cosa esagerata, però devo dire che mi piace proprio come mascara. Niente, adesso vado a fare l'altro occhio e torno subito. Allora, ho fatto l'altro occhio, sinceramente mi viene male perché nel centrare, tra virgolette, l'halo smokey eye, viene un pochettino male, devo dire la verità, viene un pochettino male. Allora, andiamo avanti e andrò a mettere il primer. Io ho già messo la mia crema idratante e vado a mettere il primer per quanto riguarda gli occhi, quindi per le occhiaie, ed è il packaging, è questo bianco. Mi avvicino un pochettino e lo vado a mettere, è abbastanza liquido. Forse si doveva agitare, boh. Mettiamo questo e con le dita lo cerco di massaggiare un pochettino perché voglio massaggiarlo con. Caduto quel che usa. Voglio massaggiarlo con questo pennello, perché di norma è un pennello di Real Techniques, che è bello fresco e aiuta a far penetrare bene il prodotto, perché ha questa rotellina bella fresca fresca e quindi aiuta. E vi considerate che questo pennello è messo qui nella postazione, quindi non è che è messo nel frigo, quindi non è freddo e tutto, proprio in automatico diventa freddo. Io mi sto dimenticando di bere. Allora, devo cercare di bere di più, mi è stato detto sia parrucchiere, estetista, tutto. E quindi devo cercare di bere di più.
Ora mi metterò la sveglia proprio per cercare di bere. Adesso metterò il primer. Questo assomiglia tipo a quello di Benefit, non so se a voi dà questa impressione. E lo mettiamo proprio così, perché qui nelle rughette, e vediamo com'è questo primer. Mani pulite. Mai. Allora. Sembra una crema, sinceramente. Non ha quella sensazione siliconica che ho provato negli altri primer. Sì, si sente che c'è forse qualche cosa di silicone dentro, però non è come gli altri, sinceramente, perché gli altri spesso mi capita proprio di scivolare le mani, quindi questo non proprio. Vediamo che dà come durata. Allora, per quanto riguarda il fondotinta, io avevo preso questo, però sono stata ingannata dalla schermata perché io avevo preso il colore più chiaro, l'avevo anche cliccato. Non avevo letto però che si chiamava tan. Infatti, quando ho letto tan, ho detto ok, a posto. Ho sbagliato, infatti è una colorazione molto molto scura ed è questa, vedete? Troppo scura. Anzi, ve la faccio vedere nella mano proprio per capire quanto è scuro. Vedete? Troppo scuro. Allora, cosa ho fatto? Per utilizzarlo, ovviamente, per farvi direttamente il video, gli ho aggiunto un paio di goccine di questo qua che è la colorazione numero 10, quindi la più chiara, e ho cercato di miscelarlo qui nella tavolozza e vediamo com'è questo fondotinta. Devo dire che mi sembra che ossidi un pochettino, quindi vediamo com'è. Prendo la spugnetta e vediamo di sfumare il tutto. Ovviamente non vi posso fare una recensione. Ah, se mi vedete macchiata, vedete qua delle macchie qua, è il colore che ho fatto ieri. Ora, se ne va tra un paio di giorni, in base a quanto lavate il viso, ovviamente. Quindi di questo ora lo metto tutto, di questo non vi faccio la recensione perché ovviamente essendo un colore scuro non lo posso utilizzare, quindi lo devo miscelare, quindi non vi posso dire come mi ci trovo. Quindi vado a mettere il fondotinta e torno. Adesso vado a mettere il correttore nelle occhiaie. Il correttore, ad esempio, la colorazione è buona. Quindi per questo è azzeccatissimo. Devo dire che si sfuma anche bene con il primer che ho messo poco fa. Quindi credo che quel primer lo terrò proprio nella mia postazione. Ok. Allora, adesso vado a mettere il colore bordeaux che ho messo all'inizio, quello leggermente più scuro, quello leggermente più scuro lo andrò a mettere proprio qua all'attaccatura. Così. E voglio mettere un colore. C'era un illuminante? No, qui non c'è perché sono tutti matte.
Quindi, perché non mi ricordo? Ah, forse, vabbè, forse ho preso qualche cosa. Comunque, vado a mettere la cipria. La cipria, ho preso questa, che è un Stop Pressed Powder, nella colorazione light, ovviamente, nella colorazione più chiara possibile. Perché va bene il tan di poco fa, però io essere muy chiara. La cosa che non mi piace di questa confezione è che non riesco mai ad aprirla. Questa mi danno. Quindi devo avere. Questa è la cipria. Al di sotto c'è anche la spugnetta e lo specchio. Ma io l'andrò a mettere con il pennello. Però aspettate, prima di tutto devo mettere la cipria solo nel. Allora, vado a mettere la cipria vicino al contorno occhi perché non so come si comporta il correttore, quindi vado a mettere un po' di cipria, proprio per settare il contorno occhi, sperando che non si facciano le pieghette. Ok. E poi vado a metterla proprio su tutto il viso. Ok. Poi andiamo a controllare cosa abbiamo. Abbiamo una palettina per quanto riguarda i blush e illuminante. Allora, sinceramente questa palettina è leggermente scura per quanto mi riguarda il mio incarnato e tutto, però ovviamente utilizzerò il blush e l'illuminante, anche se come diciamo terra è molto scura. Come terra è molto scura, quindi mi viene male anche a utilizzarla. Quindi prendiamo il blush, sorridiamo. L'applicazione l'ho fatta con questo, ma sto sfumando con questo perché se no mi viene male. Perché se no sembro Heidi, anche se lì mi dà questa sensazione di essere Heidi, ma invece io dal vivo non vedo tutto questo colore. E poi come illuminante utilizzeremo proprio quello della palettina, che sarebbe questo. Vediamo se si nota. Sì, si nota. Questa volta non lo metterò sull'arco di Cupido perché spesso mi dicono che qui ho l'effetto tipo baffetto. Quindi voglio vedere se è l'illuminante che dà quest'effetto. E poi prendo un pennello piccolino e vado a mettere l'illuminante proprio qui. Si nota? Abbondiamo, che non fa mai male l'illuminante. Ok. Adesso passiamo alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, io ho preso solo due prodotti. Uno è il pennarello, quindi fa sia da matita che da rossetto, e poi ho preso uno Stardust, che sarebbe una specie di lip gloss, un topper proprio per quanto riguarda le labbra. Quindi togliamo tutto quello che c'è di cara. Ok,
tutto quello che c'è al di sopra. E andiamo a mettere questo. Ovviamente lo farò velocizzato, così il packaging è bellissimo. Lo farò velocizzato, così non perdiamo tempo. Questo è il colore, ve lo faccio vedere qua perché ovviamente nelle labbra, avendo il tatuaggio, vi sembra leggermente chiaro, invece è un color malva semplicissimo. E al di sopra andrò a mettere questo che è il topper, per dargli un gusto diverso. Guardate, una cosa esagerata. E questo io l'ho indossato anche senza il rossetto di sotto e devo dire che mi piace. Questo è il make-up finito. Questa è la mia proposta per quanto riguarda un make-up semplicissimo da uscire tranquillamente, andare a prendere le bambine a scuola. Di mattina lo fate in velocità, veramente in velocità, proprio con occhio chiuso, l'altro aperto, riuscirete a farlo tranquillamente. Bene, questo è il make-up per quanto riguarda Rude Cosmetics. Questa è una proposta, ovviamente, perché ne potrei fare altre, perché le palettine veramente sono ottime, sia questa che questa colorata. Sono veramente buone, mi piacciono tantissimo, si sfumano bene i colori e devo dire che come pigmentazione è ottima. Ditemi se vi va, posso fare anche altri make-up, specialmente con questa. Perché questa ovviamente in base anche al periodo è ottima perché ha dei colori molto molto particolari proprio per questo autunno-inverno. Oppure se volete dei trucchi abbastanza particolari e con dei colori sgargianti, possiamo anche utilizzare questa. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto. Ditemi ovviamente cosa ne pensate. Scrivete un commentino, la qualunque cosa, basta che ovviamente siete educati. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!